sono stati presentati nell'aula magna dell'ITIS Gerolamo Gatta di Sala Consilina i progetti Scuola Viva realizzati dagli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone. Ce ne parla la preside Antonella Vairo. Il progetto Scuola Viva è un progetto che la nostra scuola ha ripetutamente presentato alla Regione Campania, quindi si tratta di un POR che è finanziato appunto dalla Regione Campania. Il titolo del progetto è La scuola è viva quando cresce con il proprio territorio. Innanzitutto esploriamo il territorio che ha visto coinvolti circa 70 ragazzi del nostro istituto, che ricordo comprende vari indirizzi, quindi sia l'istituto professionale agrario, il classico, il tecnico, il professionale e il geometra. Quindi circa 70 ragazzi che insieme a due docenti nostre interne, tutor, la professoressa Colucci del liceo e la professoressa Picciocchi dell'istituto agrario, guidati da esperti del settore e da guide turistiche, hanno esplorato sia il territorio di Sala Consilina ma anche i territori limitrofi. Un secondo modulo invece è sempre rivolto alle attività produttive che esistono, insistono su questo territorio, ha riguardato l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. E con l'esperto Stefano Laneve, anche qui suddivisi in due tranche, un bel gruppo di studenti ha elaborato dei percorsi attinenti proprio all'innovazione tecnologica e oggi presenteranno il risultato dei loro lavori, quindi dei pannelli particolari su cui si sono cimentati. E infine l'ultimo, ma non per questo meno importante, modulo che ha riguardato A Journey into English. Praticamente si è trattato di un percorso residenziale in lingua inglese che i ragazzi hanno fatto a settembre dello scorso anno a Rimini. Quindi loro sono stati lì per una settimana, guidati da due tutor, due nostre professoresse di inglese, la professoressa Prisco e la professoressa Pasquale, con un esperto madrelingua inglese, Kelly Roberts, e hanno vissuto questa esperienza sulla spiaggia di Rimini, quindi nello stesso tempo si sono tuffati, per così dire, anche nell'apprendimento della lingua inglese.